Bentornati, eccoci qua su The Other World. Siamo dentro il mattatoio, dobbiamo cercare Clyde, come cacchio si chiama, sarebbe il titolare, e dovremmo ucciderlo, oppure portare le prove che abbiamo ridotto in cenere il mattatoio, in questa maniera che l'altro tipo che qui ci ha mandato qua riesce a avere tutti i profitti. Ma adesso ragazzi entriamo qui dentro, cerchiamo di scoprire dove sono esattamente, dov'è Clyde? Clyde deve essere quel segnino verde, eccolo là in fondo. Là c'è Clyde, dobbiamo cercarlo, abbiamo anche la barra sotto viola, vedete, è la barra tipo invisibilità, cioè non ci fa, ci nasconde agli occhi dei nemici ed è utilissima. Prendiamo la scala e vediamo un po' come funziona. Ah, che schifo. C'è un'altra scala, dove si va? Ah, ragazzi, punti abilità e vantaggio disponibili, andiamo a prenderli. Eh sì, abbiamo le punte abilità. Intanto grazie a tutti quanti voi ragazzi per lasciare sempre i vostri like, per vedere i miei video, per lasciare i commenti, per lasciare le iscrizioni, grazie a tutti quanti. Vi ringrazio ancora perché grazie a voi che il canale sta pian piano crescendo. Diamo qualcosina a questi personaggi che magari vi possono... Allora io metterei un pochino la persuasione. La tecnologia, perché c'è anche la medicina e ovviamente l'invisibilità. Questo non lo fa più aumentare, me l'ha provato al massimo, non me lo fa più aumentare. Questo forse me lo fa aumentare ancora. Ok. E comunicazione, vediamo se aumenta. Yes. Poi abbiamo, ovviamente, andiamo a selezionare. Ok, accetta un vantaggio. E non è così da poter scegliere. Ragazzi, abbiamo anche la classe 3 di vantaggi, quindi vediamo un po' come ci dice. Aumenta ulteriormente i danni inflitti dalle armi scientifiche. Dopo aver ucciso un nemico, le tue penalità di precisione e instabilità delle armi quando ti muovi si azzerano. C'è qualcosa nel sangue, nella violenza che ti aiuta a trovare la concentrazione, non è per niente. Questo invece aumenta i valori di armatura e bonus abilità, così armatura che indossi. Il bonus delle modifiche non vengono influenzate. Aumenti il valore dell'armatura. Non è malaccio. Aumenti ulteriormente il valore massimo della tua capacità, va bene. Quando attivi la dilatazione tattica del tempo non mi interessa. Ogni volta che sei vittima di un effetto di combattimento negativo, infliggi danni maggiori. Le armi improvvisate infliggono... Improvvisate non mi interessa. Ogni attacco successivo sferrato contro il suo bersaglio infligge più danni. Riduci il raggio di individuazione del nemico. Una piccola quantità dei danni da mischia inflitti viene restituita. Tutti i danni ad aria e da plasma da te subiti vengono ridotti. Ma è buono. I tuoi attacchi a distanza riducono il valore di armatura del bersaglio di un punto per colpo. Questo effetto dura per un breve periodo ed è cumulabile. Quando uso l'inalatore, tutti i compagni abbattuti si risvegliano con una piccola quantità di salute. Ah, ok. Le anime dei compagni, nel caso, va bene. Le vittime di colpi alla testa esplodono. Cazzo, bellissimo. Questo lo voglio. Questo lo voglio. Va bene, lo prendiamo. E adesso andiamo avanti. Di qua mi sembrava che si potesse scendere, no? Dove siamo? Apriamo. No, tele selvagge, non ci fa uscire. No, non voglio uscire. Siete voi? Dov'è l'altro? Chi sei? Felix, all'altro è là. Niente, torniamo su, mi dispiace per te, ma torniamo su.
È parecchio in basso però qua, eh. E torniamo su, ragazzi, qua non c'è niente da prendere, quindi dobbiamo tornare esattamente sopra. Cerchiamo un altro posto per poter uscire. 27, no, qui è di qua probabilmente, vediamo. Di qua. Ah, ecco la porta. Però forse è chiusa? Non mi ricordo. Terre selvagge, perché ci fa uscire? Andiamo a vedere un attimino perché. L'abbiamo già fatto fuori? Quindi praticamente torniamo da Catherine, che è lei che poi ci ha mandato qua, no? Eh sì, l'abbiamo fatto fuori come un colabrodo. Eh sì, eh. Torniamo fuori. Probabilmente l'abbiamo ucciso senza neanche capire quando. So che l'abbiamo fatto fuori. Probabilmente eravamo di quelli là che c'erano in giro. Qua ormai sono tutti già cadaveri belli che morti. La musichetta è carina, eh. È lontano. Vediamo se possiamo fare un viaggio veloce, perché eventualmente... Dobbiamo tornare qua, esatto, facciamo un viaggio veloce, facciamo così. Facciamo prima sicuramente. Andiamo a dire a Catherine che abbiamo ucciso. Clive, ovviamente, no? Andiamo, eh. Sarà contenta e ci aiuterà nella nostra missione, credo, spero, se no lo facciamo fuori anche lei, qual è il problema? Facciamo fuori tutti noi, tutti questi facciamo fuori adesso se continuano per i coglioni. Dai, andiamo da Catherine, dovrebbe essere qua. Ok, fatto. How's Clive? I do hope you gave him my regards. Ma di brutto anche. Fast, efficient, eager to please? Might be I should ask Cosa you for vuoi more ancora? Things. Guessing your services don't come cheap. Still, this ought to compensate for your troubles. And take an aromatic. Bastarda, puzzo come un cinghiale, per forza, ero là. Allora, Sonia ha detto che sai qualcosa di un'azienda che opera in segreto. È giusto. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the northern coast. Certo. Might be they said Quindi... the ship weren't pirates. Now that I consider it. I ain't heard from my delivery team in far too Trovali, va long. bene. Cerchiamo questa squadra di consegna. Indaga al punto di consegna. Va bene, andiamo a indagare. Ragazzi, proviamo a persuaderla. Andiamo, è tutto quello che sai? E io che pensavo fossimo amici. Siamo amici, ma quelli che mi fanno pressione finiscono morti. Cristo. Senti, non so se c'entri qualcosa, ma ho notato che uno dei miei clienti abituali si trattiene un po' troppo alla bisca. Ok. E sembra molto nervosa, anche più del solito. Chiedi alla bisca a proposito del cliente che viene un paio di volte al mese. Il mio staff potrebbe saperne di più. Basta, ok. Va bene, la bisca quindi è questa qua, eh. Uè, bello. Betting, collecting, or paying? Do it here. Do No, it now. voglio info. What's your Si chiama order? Wesley, come Wesley Snipe. Niente, sto cercando informazioni su un cliente abituale, usa una un po' nervosa, potrebbe essere un impiegato aziendale. Let me think Fammi back. pensare, sì, Yeah, I recentemente c'è got a stata regular una who's cliente pushier than più nervosa del normally. solito. Ogni Every volta time che she bets scommette, you, perde she alla pounds grande. a Poi affoga i mountain of suoi Dacklers dispiaceri upstairs. in un mare You ought to ask Yvonne. di liquori. She'd know Miss Beve. Twitchy better than me. Dovreste chiedere a Yvonne. Sicuramente conosce la signora Nervosetti meglio di me. Ok, andiamo da Yvonne. Yvonne è sopra, eh. Yvonne è codesta. Ciao Yvonne, ciao bella. You look parched. Have a seat, stranger. So, what's your story? La mia storia? No, no. Sto cercando una persona un po' nervosa, affoga dispiaceri nei
dai Quiri. Cazzo, non posso scrivere liquori dai Quiri quando perde somme ingenti. Dai Quiri, ma scrivi liquori che tutti capiamo molto meglio, no? Sì, sì, mi dice qualcosa. C'era una signora che non metteva mai il nome nelle scommesse. La sua amica Huxley garantiva per lei. Huxley? Huxley's with the iconoclasts. Know of her? Cazzo, la conosco, l'ho vista. Does give her trouble from time to time. Once she got stuck in the bathroom, had to break a window to get out. Ah, sì, è quella che abbiamo salvato, eh? She's probably in Amber Heights with the rest of Graham's. Ok, indaga sul punto di consegna, andiamo là a questo punto. Vorrei un drink, se avete da bere. Ok, ciao bella. Allora, ragazzi, andiamo a indaga sul punto, quindi scendiamo. Ora la nostra missione è andare questo è a posto. Nostra missione qui non ok. La nostra missione adesso è andare dal punto di... Vediamo un attimino la mappa. E diario. Indizio fondato. Saria crede che un'altra azienda stia operando illegalmente su Monarca. Se ne avesse le prove... Saria, quindi, indaga al punto di consegna. Qualcuno ha assunto la squadra di Catherine per eseguire delle consegne. Catherine, alla cieca. Al ponte a nord di Berrivo, indagare in quell'area potrebbe condurti alle prove che ti servono. Parla con Huxley, la scommettitrice misteriosa a Berrivo aveva un improbabile compagno di gioco, Huxley, l'iconoclasta che si era chiusa per sbaglio in una maglietta, vi ricordate? Parlate a Vallembrosa, ovè. Vai da Caterina, già parlato, ok, andiamo quindi con Huxley e indaghiamo. Quindi dove dobbiamo andare? Uscire innanzitutto da qua, innanzitutto. La prima cosa da fare è uscire. Una volta usciti possiamo anche andare a cercare qualcos'altro. Ma se non usciamo, non vediamo la mappa, quindi bisogna per forza uscire da qua. Dopodiché si può saltare anche, se fossimo abbastanza alti, salteremo. Salve, veloce, voglio uscire. Ok, ora siamo fuori e possiamo dare un'occhiata nella mappa per capire dove dobbiamo andare. Ma non è neanche tanto lontano, magari ci possiamo arrivare tranquillamente. Ah, praticamente qua. Ah, 1-2. Beh, andiamo tranquilli allora, perché tanto è qua. Guardia, ok. Andiamo per di qua allora. Che cazzo è? Cazzo sono? Collana? Si muove questo. C'erano anche dei nemici qua per morti. Un altro? Che cazzo quello là? Raga, cattivissimi sono questi, eh? Levanti la regina, sono delle bestie cattivissime, noi facciamo fuori tutte. Il cannello con gioiello. E dove ce l'hai mai mangiato questa? Ok, andiamo di qua perché mi sa che là c'è qualcuno. Hello there. A word if I may be so bold. Salve. Che succede? Well now.
Here I thought those mantisaurs had peacefully exited the premises. But you're a simpler explanation. Ma figurati, ero qua apposta per aiutare te, lo sai che. Mi chiamo Weston, ogni tanto vendo le merci. Dunque... Ah, cosa vendi? Vediamo un po' cosa vendi, ragazzo. Non so, dipende che cazzo, cioè che cos'hai. Fammi vedere, dai. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo qua. Armatura 38. Minchia. Cosa costa? Il prezzo di questa cosa costa? Ah, 627. Ah, facciamo così, andiamo in ordine con calma, andiamo a vedere le armi. Ah, e questo. Bello questo. Poi cos'hai? E armature. Allora, 24, 11, 11, 38, questa è buona. 24, 11, 11. 38 non è mica malvagio, eh. Vediamo un attimino come sono messo io, perché dovrei capire come sono messo. 41. I miei amici come sono messi? Gnocca. Oh, 43. Cazzo, siamo a postissimo. Niente, vado bene così. Andiamo a cercare quell'altro giù di qua, allora, per... Io faccio così. Poi saltiamo di qua. Aia, porca troia. Cosa c'è là? Ma che cazzo? Ma cos'è? Ragazzi, stiamo attenti qua perché non è che vedo. Porca miseria! Che cadaveri, orecchini. Oh, munizioni. Che è successo qua? È la spedizione questa? È andata mica tanto bene la spedizione, eh? Esamina. Montacarichi automeccanico danneggiato. Una scia di sangue si allontana dal montacarichi. E parla con Ashley a questo punto. Altre munizioni. Cerchiamo Ashley. Cacchio, quanti morti, ma quanti ne ha fatti fuori? Tutti? Mi spiace parecchio che siete morti così tutti quanti. È stata una cosa bruttissima. Madonna. Ok. Parla con Ashley, quindi Ashley adesso è di là. Andiamo per di qua? Esatto. Là chi c'è? Ok, tutti morti con le buone, perché con le cattive morivano lo stesso. Questo cos'è? Almantide. Tutti guai che cadaveri morti. L'altro dove è andato? È questo? Gold di cane? No. Eccolo qua. Quanto bella rovina.
Perché due? Abbiamo due di cose qua. Fatemi capire. Questo cos'è? Missione attiva in D. Vabbè, l'isola l'abbiamo trovato, eh. Qui invece c'è l'altra. Beh, il disco è questo. Ah, mi fa andare ancora qua? Dove che ti dica? Ah, sangue? Ah, eccolo. Tunnel? Ragazzi, c'è un tunnel dei contrabbandieri. Accendiamo. Diamo un'occhiata, ragazzi. Porca che tunnel che c'è. L'altra via merda era qua, non me ne ero accorto. Vabbè, mi è beccato in pieno. Eccola qua, quell'altra. Via. Oh, mia vita qua. Quindi? Dove trova? Vediamo tutto. Non so dov'è l'altra. No, non è qua. No, non fa niente, quindi bisogna andare avanti per di qua. Però passare per di qua è pericoloso, Come si spegne questa? Forse se salto. Ok. Allora, uno è qua. Uno è là. Oh miseria. Ok. Certo che... Cos'è? La bomba. L'altro là. Di qua? Qua c'è qualcosa, ok. Prendere tutto qua, Dobbiamo pelle di pistola, ok, munizioni. Vuoto, non c'è altro? Direi che non c'è altro, si può anche uscire. Sì, si può uscire di là. Tranquilla. Oh! Non c'erano prima, no? Oh, salve. Stay back. I may be wounded, but I'm still armed. Sei armato anche noi.
Che ci fai in questa grotta? Hiding from the marauders that hit us, obviously. Now your turn. Fai vedere le tue ferite, va, pistola. That feels a mite better. Wish I had something to give you, but I gnawed through my last spratwurst an hour ago. Cave like this makes a handy place to store goods or hide out for a spell. And the traps usually keep gawkers out. Hey. Catherine had us making drops for some big shot client out here. And before you ask, I don't know who they are. Ah, okay. Were. The whole point of making drops in the middle of nowhere was to keep their identity and whereabouts a secret. Va bene. Pensi che siano morti? The marauders knew we were coming. Rigged the bridge with explosives and everything. If they found us, my guess is they found the client too. Last I saw, they were heading back up the hill. You'll see it on the right when you get out of here. If you got the sand to go after him, I'm sure Catherine can reward you for your trouble. Me? I'm headed back to Fallbrook. Okay. Caught my breath. Seguiamo i predoni o parla con Ashley. Recupera le prove della presenza aziendale sul monarca. Ok, oh, qui però c'è della roba da prendere. Madonna, non ti è rimasto più niente, mi dispiace. Aspetta, non ho finito. Questo è potentissimo. Non lo apro. Quanto roba avete qua nascosto qua, porca miseria? Madonna, avete un mare di roba qua. Usciamo adesso. Per dove esco? Da là? È un casino là. C'è qualcosa da sopra. Grande. E io potrei uscire. Di qua. Merda. Ok, usciamo. Usciamo da qua, raga. E andiamo verso i predoni. Però intanto direi che tra poco ci salutiamo, perché siamo finiti da qua. I predoni sono... Dove sono? Lì. Ce ne sono parecchi di predoni. Ora, possiamo trovarli di qua. Vediamo. I predoni sono questi qua. E qua c'è Ashley, giusto? Sì, non c'è altra scelta. Allora, io direi, svuotiamo un po' di armamento qua, perché abbiamo tante di quelle cose che non ci servono per niente. Allora, livello 16, livello 20. Pistola d'armi. Livello 14, livello 12, 18. Buona. 12, 13, 15. Abbiamo delle armi qua che però... però siamo 227. Vediamo se riusciamo a buttare via magari qualcosa di qua. Cioè qualcosa qua che magari più... Allora, livello armatura 24, elimina. 10, elimina. Bello questo, mi piace. 18, elimina. 22. Elimina. 22, elimina. 10, elimina. 27, 29, 26, 22, elimina. 27, 26, 26,
26, 24. Vabbè dai, siamo già a due, mica tanto spazio però, però mettiamo a posto un po' la nostra roba, ripara tutti gli equipaggiamenti, quanto mi fa? 21,8, va bene. Ok, ragazzi, a questo punto io vi saluto perché siamo già a 30 minuti, gli episodi troppo lunghi poi stancano la mente e uno abbandona di... No. Direi che basta così, lasciate un like se l'episodio vi è piaciuto, adesso andiamo a cercare i predoni qua su a nord e poi andiamo a cercare Asli dall'altra parte che dovrebbe essere qualche parte là in fondo, Asli, per farci dire chi è la signora in nero, la signora in rosso, la signora che gioca nelle bische, si ubriaca, si incasta e poi beve. Ma noi scopriremo anche questo, oltre che far fuori i predoni, la fine e la regina, i predoni, porca miseria, ragazzi. E niente, se voi voleste anche iscrivervi al canale e ancora non siete iscritti, ragazzi, che dovete fare? Vi iscrivete, attivate la campanellina, la trovate da qualche parte nella mia homepage, sarete avvisati ogni qualvolta ci sarà un nuovo video. Mi raccomando, tutti i giorni alle 12 portiamo un nuovo appuntamento di The Other World, avventura spaziale, questa qua. E poi alle 17 portiamo sempre eFootball 2024. Il tuffo Misk che sono io, vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti, dai. A domani.